Vedete voi, se no faccio tema libero. Senta, Presidente, Forza Imperia è un simbolo a metà, una vittoria, una sconfitta, cos'è? Forza Imperia è un simbolo pieno di Forza Italia, che abbiamo già usato forza nello stilema del tricolore con il nome della città in molti capoluoghi di regione. Ricordo banalmente a memoria Forza Cagliari, Forza Taranto, Forza Cosenza, useremo anche in questo giro probabilmente Forza Ancona, lo abbiamo utilizzato molto spesso, tanto è vero che deve essere autorizzato dal Partito Nazionale con delega notarile. È un simbolo che abbiamo usato in questi 20 anni molte volte nelle elezioni amministrative, credo sia il simbolo più giusto da usare in questa tornata elettorale e in questa città, perché dà, insieme alla connotazione piena dello schieramento di Forza Italia accanto ai suoi alleati in questa regione e a livello nazionale, quella giusta connotazione civica e amministrativa che consentirà alla lista anche di ospitare tutte le sensibilità evidentemente che nascono dal territorio e che quindi possono dare quel contributo politico in più. È un simbolo totale, la scelta del partito è quella di correre a fianco degli alleati, la scelta del partito è quella di appoggiare un candidato che è stato scelto dalla dirigenza locale di questo partito, a partire dal segretario cittadino, dal segretario provinciale, insieme agli amici della Lega, di Fratelli d'Italia e a tutte le esperienze civiche che si uniranno in questa corsa. Credo che oggi siamo qua a ribadire che il sistema con cui abbiamo vinto, cosa che non era mai accaduta in questo territorio, con cui abbiamo vinto Genova, Savona e Spezia, è un sistema che deve portare la nuova politica anche nella città di Imperia, che deve portare un nuovo modello amministrativo anche nella città di Imperia, che deve portare il buon governo che abbiamo inaugurato nel 2015 Regione Liguria anche nella città di Imperia. È un modello politico che predilige la squadra sulle individualità, che vede la politica come servizio, che vede le persone che si impegnano su un progetto e non una città o un progetto che si piega alle ambizioni personali di una singola persona o di chiunque esso sia. Se la coalizione di centrodestra è unita, però questo rischia di dividere l'elettorato di centrodestra, non rischia di essere un vantaggio per esempio per il Movimento 5 Stelle? Ma non credo che l'elettorato di centrodestra si dividerà assolutamente. L'elettorato di centrodestra chiede, ha chiesto e chiederà ancora di più in futuro di vedere i partiti schierati insieme, una classe dirigente nuova che vede una nuova politica come servizio, ha votato compattamente me in regione, ha votato compattamente Caprioglio, Bucci, Peracchini nelle altre grandi città di questa regione dove si è votato, ha votato tantissimi sindaci legati a questa coalizione e alle personalità che oggi la rappresentano in questo territorio. Convintamente a Imperia la risposta sarà identica e non ho dubbi a riguardo. Ecco, ma per la sua lista arancione, insomma, per quello che rappresenta il centrodestra nel modello Toti, questa è forse la prima vera sfida tosta, nel senso che dall'altra parte ha uno dei fondatori di Forza Italia, ex ministro, eccetera. Guardi, a me spiace che ci sia qualcuno che si candida contro uno schieramento di cui ha fatto parte per molto tempo, ma oggi qua prevale una politica diversa, una politica che è fatta da tante persone che si mettono al servizio ma nessuno si ritiene indispensabile, fatta da una classe dirigente che non ritiene che gli sia dovuto stare in prima fila ma che si pone al servizio di un progetto per la propria città, fatta da partiti che sanno dialogare e trovare una mediazione tra di loro senza che la politica sia al servizio di qualcuno. Io non credo che spaccare il centrodestra come qualcuno ha voluto fare sia la cura, quella è la malattia, come questa città e guai che la perseguitano ormai da molti anni, certamente non possono essere curati da altri che non da una coalizione nuova, rinnovata, con facce nuove, con persone nuove, con impegno nuovo e con un senso della politica nuovo. Chi ritiene che la politica sia non a servizio dei cittadini ma al proprio servizio, chi ritiene di essere un uomo buono per tutte le stagioni, chi ritiene di essere sempre la soluzione perché fuori dalla propria egolatria non esiste nient'altro, io non credo che
possa fare il bene né dello schieramento per cui ha militato né per il centrodestra. Io sono sicuro che gli elettori di centrodestra comprenderanno chiaramente questo messaggio perché lo hanno compreso da molto tempo. L'ultima domanda, almeno per me. Quella che è stata ieri la telefonata tra Di Maio e Salvini, come scrive qualcuno oggi, ha messo all'angolo Silvio Berlusconi? Ma non è fatto così. La telefonata tra Di Maio e Salvini era ampiamente annunciata, era stata concordata da tutti i leader nel vertice di Arcore e fa parte di quelle trattative indispensabili per trovare una mediazione parlamentare che dia i numeri a un possibile governo da offrire al presidente Mattarella. Il segretario Salvini è il segretario più votato della coalizione di centrodestra, è stato incaricato da tutti i leader di costruire possibili alleanze, ove queste saranno ovviamente capaci di stare insieme sul programma, su un percorso ancora molto lungo, ed è assolutamente normale che intrattenga rapporti e si confronti con gli altri leader parlamentari per trovare una possibile maggioranza. Chiederete a Marco Scajola di candidarsi per dare un segnale a... Guarda, Marco Scajola diciamo che è piuttosto grande per sapere quello che deve fare e penso che ci siano già troppe persone in questa città che gli chiedono, gli dicono che cosa dovrebbe fare anche nella sua famiglia. Io credo che abbia fatto fino adesso le scelte giuste e che farà le scelte giuste anche in questo caso. Ecco, un'altra cosa, le versioni tra, su Forza Italia tra voi e l'ex ministro sono diametralmente opposte. Voi dite una cosa e lui ne dice un'altra, esattamente l'opposto. Dove sta la verità? Ma guarda, io non so, ora, per quanto la geografia, come dire, scaioliana mi risulti, come dire, poco interessante, la seguo ogni tanto nelle cronache, ma ieri io ero a Roma, ho parlato personalmente con il presidente Berlusconi, ritengo di avere ancora essere nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, credo che le stesse cose possano confermarvele il segretario regionale del partito, il coordinatore Sandro Biasotti, che ha altrettanto parlato con il presidente Berlusconi di persona, così come Maurizio Gasparri, che è stato incaricato da tutti noi di coordinare questa tornata amministrativa con gli alleati, per sapere che non potremmo presentare il simbolo Forza Imperia come lo presenteremo se non avessimo l'autorizzazione del presidente Berlusconi e del lui incaricato dottor Messina, che detiene le firme sui simboli dei partiti e le deleghe notarili. Quindi credo che da questo punto di vista le chiacchiere stanno a zero. Dopodiché comprendo anche l'amarezza del presidente Berlusconi per vedere un compagno di tanta strada della sua vita candidato contro il suo partito e contro una coalizione che il presidente Berlusconi ha lottato per tenere insieme anche a livello nazionale. Mi sembra che ogni narrazione diversa da questa sia una mistificazione piegata a giustificare una scelta che nasce semplicemente dalla volontà di avere un ruolo di prima fila quando il mondo è cambiato e talvolta bisognerebbe, quando uno ha avuto tanto dalla politica, saper riconoscere con generosità la necessità di poter dare una mano anche stando in seconda, in terza e in quarta fila. In due settimane pre-campagna elettorale sono saltati il segretario provinciale della Lega che è il segretario cittadino di Fratelli d'Italia. Teme che l'intesa ai vertici poi non ci sia alla base? No, io vedo tanta gente che ho incontrato qua in tutte le campagne elettorali che abbiamo fatto. Credo che l'elettorato di centrodestra voglia esattamente quello che stiamo dicendo oggi, un candidato scelto tutti insieme, condiviso da tutte le personalità di questa regione, quindi non credo affatto che il legittimo dissenso di qualcuno possa inficiare la giustezza di questa scelta.